Benvenuti a Simon Air, il talk show di Saima Group dedicato alle personalità più influenti del settore, condotto da Vincenzo e Laura. Oggi iniziamo subito con due pezzi da 90. Sono qui con noi Antonio Alessandrini, CEO e founder di Saima, e Paolo Foglio, CEO di Arte Bianca. Vorremmo iniziare con una prima domanda. Uscita la notizia appunto di questo matrimonio tra Arte Bianca e Saima, durante il SIGEP vi chiamavate marito, insomma andavate in giro come una coppia sposata. Eravamo tutti e due mariti. Ci teniamo. Chi è la moglie? Esatto, esatto. Questo argomento. Ma quando è che è scattata la scintilla tra di voi? Qual è stato l'incontro che vi ha fatto innamorare l'uno dell'altro? Amore al primo sguardo. No. Diciamo che la conoscenza è radicata nel tempo e probabilmente lo stile è il modo di agire, almeno adesso io parlo per me, di Antonio, è sempre stato molto affascinante per me, per la sua capacità imprenditoriale, quindi molto radicata. La scintilla è profonda negli anni, ci conosciamo da tanti anni, quindi è un amore che è cresciuto. Una conseguenza. Una conseguenza, certo. Sì, devo dire che è reciproca questa cosa, perché effettivamente con Paolo sono tantissimi anni, io credo una ventina d'anni buoni, no? Che ci incontriamo, parliamo, analizziamo, abbiamo sempre analizzato un pochettino il nostro mondo, le evoluzioni possibili, e devo dire quindi che questa scintilla devo dire c'è sempre stato un feeling particolare. Poi la scintilla che ha permesso, diciamo, il matrimonio è nata la scorsa estate, nel mese di luglio. Ci siamo sentiti per ambiti di lavoro, abbiamo detto forse è arrivato il tempo di incontrarci, corriamo in questa direzione adesso. A settembre ci siamo dati appuntamento, e da settembre a dicembre abbiamo realizzato tutto quello che c'era da realizzare nei primi giorni di gennaio. Siamo convolati a nozze. Sì, come per la preparazione di ogni matrimonio, ma di quelli reali. E le cose da fare sono infinite. E però in poco tempo. Figuriamoci per questa cosa, per questo tipo di matrimonio professionale. Che tipo di fatica abbiamo fatto in quei tre mesi. Devo dire non è stata una cosa semplice. In un periodo ma eravamo talmente motivati io e Paolo. Avevamo le idee chiare, quindi devo dire poi è tornato facile arrivare all'obiettivo. Inanellare, esatto, i vari step. Assolutamente. No? Laura, io ti dico anche questa cosa, noi abbiamo indagato, come dicevi prima, no? Un po' sulle storie delle vite dei nostri ospiti, e ho scoperto che Antonio è un grande appassionato di nautica. Addirittura? Sì, assolutamente sì. E quindi vorrei un aneddoto. Ma ero in barca quando ho telefonato a Paolo, ecco, allora, e ho chiesto a lui se era interessato. Il pensiero amoroso, è venuto lì. Perché io ero in giro, giravo intorno da prua a poppa alla barca, ero con il telefono in mano. Lo chiamo. E parlavo con Paolo, e parlavamo del fatto, dice Paolo, ma il mondo sta cambiando, abbiamo una visione. Abbiamo voglia di promuovere un po' di evoluzione, e quindi tu che cosa ne pensi? Siamo arrivati al momento di farla questa cosa, dopo tante volte che la ripetiamo. Sì, no, è proprio questo, è stato proprio il momento nel quale abbiamo iniziato a parlare di una possibile unione. E mai rimasto in avaria in mezzo al mare? No, non sono mai rimasto in avaria in mezzo al mare, sono rimasto in mezzo al mare fermo in una coltre di nebbia che in 40 anni di esperienza non era mai capitato. Questa è stata la prima volta che mi sono dovuto fermare. E immagino anche strizzare un po' le ossa. Chi pregava, poffa. Immagino. Sotto questo punto di vista sei un po' spericolato. Potremmo abbastanza dire lo stesso di te, ti piacciono gli sport estremi, in particolare lo sci agonistico. Lo faccio in maniera un po' meno spericolata, però sì, sono un esperto di sci, e amo la montagna e questo sport in maniera viscerale, l'ho sempre praticato, mi ha portato però a volte anche a avere qualche infortunio. Infatti era quella che non vogliamo arrivare. Per questo sempre, ecco. So che ti sei rotto il ginocchio. Sì, certamente. Amavo decollare e volare con gli sci, pur facendo scia di discesa, sci alpino. Chiaramente poi la competizione è sempre altissima con altri, il mio salto deve essere sempre il più alto, il più lungo. Hai fatto paracadutismo. Un bel giorno sono andato un po' troppo lungo. La neve non era morbida. No, il paracadute non si è finita la discesa, sono atterrato direttamente su un piano.
e mi sono ritrovato come una frittata spiattellata e con un infortunio al ginocchio che ha interrotto peraltro la mia carriera sciistica. La tua passione dello sci è combinata, diciamo, alla passione per il cibo. Sì. So che ti piace appunto mangiare, come giusto che sia, sì, e che una volta hai chiesto a tua zia di fare una torta di rose con il triplo di burro. Navigava. No, allora, la torta di rose, questo dolce è fantastico. Allora, la caramellizzazione dello zucchero mischiato al burro che si forma sulla carta da forno. Quando la fanno, è una cosa, è una goduria. E quindi sì, credo che quella torta non sia sviluppata più di 10 centimetri, però aveva questa cipata di caramello al burro che era strepitosa. Cioè, la torta di rose è comunque un dolce tipico bresciano. Ok. E quindi io una domanda a loro la voglio fare. Tu al quantomeno mi devi rispondere che ti piace di più, il babà, tra il babà e la torta di rose, senza nessun dubbio. Ecco, al massimo la sfogliatella, al massimo la sfogliatella, rispetto per la torta di rose, ma sul babà non posso. Ma te non lo chiedo perché so che hai ancora bisogno di tempo per campanilizzarmi. Dopo il dolce ci vuole un bel di cuore, però, secondo me. Facciamo un po' anche questo giochino tra nord e sud. Di cuore strega penso che per noi è il top in Campania, ma Anesone? Per te, Paolo? Ha ragione? Sì. Bah, direi un pirlo. Non è un liquore. Che cos'è? Che è cos'è? Raccontaci. Il pirlo, lo spritz. Lo spritz declinato dalla Bresciana, si chiama pirlo, ed è vino bianco, Seltz e Campari o Apero. Vorrei dire però che in Campania poi c'è anche un altro liquore importante, oltre alla strega, il nocino. Il nocino, sì. È importante, un'altra tradizione importante. Assolutamente. Così come lo è anche in Romagna, perché il nocino in Romagna è un altro... Però che da noi più che i liquori sono vini piuttosto che... Diciamo che io e Paolo andiamo più verso i vini comunque, nei liquori. Apprezziamo molto i buoni vini. Tra un po' con questa affermazione direi di chiuderla qui. Soffriamola qui. Grazie mille. Grazie mille, vi ringraziamo. Speriamo di non aver fatto troppi danni, è stata una piacevole chiacchierata. Grazie a voi. Speriamo di rivederci ancora. E salutarti. Grazie a voi. Smettete di indagare. Esatto. Fermatevi dove siete arrivati. Lo prendiamo come un ottimo suggerimento. Grazie. Grazie.